Ripartire dalle fiere per promuovere nel mondo la cucina di qualità e più in generale la nostra enogastronomia è l'obiettivo del protocollo d'intesa siglato tra Fiera Milano e l'Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto, che riunisce tutte le categorie professionali della cucina italiana di qualità. Un modo per fare sistema, sviluppando iniziative e progetti che abbiano al centro il Made in Italy agroalimentare. Luca Palermo, amministratore delegato di Fiera Milano. Fiera Milano e gli ambasciatori del gusto che vogliono portare nel mondo l'eccellenza italiana nella filiera dell'agroalimentare, nella filiera dell'ospitalità organizzata e nell'arte. Da sempre Fiera Milano è impegnata con le proprie fiere, penso a Tutto Food, penso a Host, penso a MiArt, e poter celebrare questa partnership con gli ambasciatori del gusto è un po' una sublimazione di questa volontà di far sì che Milano e l'Italia possano essere portate nel mondo. L'impegno, ha sottolineato Palermo durante la presentazione negli spazi del ristorante di Carlo Cracco in Galleria a Milano, è quello di far emergere il brand Made in Italy in tutte le iniziative fieristiche, forti di un export che nel 2021 ha superato i livelli pre-pandemia e entro il 2023 andrà oltre i 500 miliardi. Un primo banco di prova sarà MiArt dal 1 al 3 aprile nei padiglioni di Fiera Milano City, ma in cantiere tra le iniziative c'è anche la creazione di pacchetti turistici destinati ai buyer per offrire loro esperienze non solo a Milano, ma anche in città facilmente raggiungibili come Torino e Bologna. E ancora, momenti di approfondimento, ma anche una Restaurant Week in collaborazione col Comune di Milano, che nel 2023 coincida con le date di Tutto Food e Host. Carlo Cracco, ambasciatore del gusto. È una collaborazione quella che cerchiamo per cercare di mettere insieme tutti, di aggregare tutte le eccellenze e di renderle un po' più omogenee. Omogenee vuol dire farle funzionare insieme. Se funziona bene la fiera, funzioniamo bene anche noi, se funzioniamo bene anche noi, funziona bene il territorio. Tutto deve essere un po' più forte e profondo. In questo modo sicuramente riusciamo a essere anche molto più competitivi e molto più appetibili. In una presentazione dove la preoccupazione per il conflitto ucraino era evidente e la mascherina dell'ambasciatrice del gusto Viviana Varese era lì a ricordarlo, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha invitato tutti a guardare al futuro con un pizzico di concretezza, senza dimenticare questa ingiusta e sciocca guerra terribile. Noi dobbiamo non solamente immaginare di tirare avanti, di cercare la continuità, ma dobbiamo in questi momenti cercare di riprogettare il futuro. Non buttiamo via nulla di buono del passato, mi raccomando, ma siamo tutti costretti a pensare a un futuro che sarà necessariamente diverso.